Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Confcommercio Notizie. Obiettivo sostenibilità è la nuova rubrica pubblicata sul nostro giornale online confcommerciovicenza.info, con la quale Confcommercio Vicenza punta ad accrescere il valore della sostenibilità nelle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. L'obiettivo è capire cosa significa sostenibilità per le imprese, anche di piccole dimensioni, quali sono i temi che più impatteranno sullo sviluppo sostenibile, come ad esempio l'attuazione del PNRR. E conosceremo qualche virtuoso esempio aziendale. E sentiremo la voce degli esperti che quotidianamente guidano le imprese verso modelli di business più sostenibili. Sull'azione e sugli obiettivi che Confcommercio Vicenza si è data sui temi della sostenibilità, ascoltiamo il video intervento del presidente Sergio Rebecca, che potete ascoltare anche andando sul sito del Giornale di Vicenza, sulla pagina Agenda Vicenza, Idee per lo sviluppo sostenibile. Confcommercio guarda con grande attenzione ai temi della sostenibilità. Lo fa non per seguire una moda, ma perché ci crede fermamente. Noi riteniamo che possiamo raggiungere grandi traguardi nel momento in cui riusciremo ad operare su due direttrici che sono fondamentali. L'informazione, già lo stiamo facendo con tutti i nostri mezzi, in primis il web, ma poi in tutte le nostre riunioni entra questo argomento e viene discusso e quindi viene socializzato. Sull'altra direttrice è quella della formazione, lo facciamo con la nostra società ESAC Formazione per creare dei momenti di ragionamento, ma anche poi di proposta e di studio. Io penso poi che siccome Confcommercio è responsabile di una grande rete, quella del commercio, del turismo e dei servizi, l'importante è che si colleghino le maglie di questa grande rete per cercare di avere una progettualità complessiva per tutti questi settori del terziario, in maniera tale che ci sia il rispetto dell'ambiente da un lato e la crescita delle imprese dall'altro. Nell'anno peggiore della pandemia 2020, il mondo dei pubblici esercizi ha visto sparire 243.000 posti di lavoro, di cui 116.000 a tempo indeterminato. Oggi si assiste ad un rimbalzo, seppur parziale, con la ristorazione che nel solo mese di ottobre ha in previsione l'assunzione sul territorio nazionale di 41.700 addetti, personale specializzato del quale bar e ristoranti hanno un bisogno per continuare ad erogare un servizio efficiente e traghettare il settore definitivamente fuori dalla crisi. A dipingere questo scenario è stato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe Confcommercio, che a Roma ha aperto i lavori del primo Talent Day organizzato dalla federazione. Il Talent Day, appunto, lanciato da Fipe Confcommercio, ma destinato a svilupparsi a livello territoriale nel corso della prossima primavera, ha un obiettivo preciso: farsi trovare pronti alla sfida dell'alta stagione per scongiurare la mancanza di manodopera qualificata. Nel corso di Vinitaly Special Edition di Verona, che si è svolto la scorsa settimana, martedì 19, è stato assegnato il premio Veneto Food Excellence a 41 ristoranti veneti di eccellenza, selezionati attraverso la comparazione delle tre guide gastronomiche più note e diffuse. L'iniziativa organizzata da FIPE, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Confcommercio del Veneto, con il patrocinio e il contributo della Regione Veneto, è un segno di riconoscenza per l'immagine positiva che questi operatori danno sul piano nazionale e internazionale al territorio regionale, dando sostegno anche alle tipicità agroalimentari. Con 11 riconoscimenti, la provincia di Vicenza si impone in testa alla classifica. Il Veneto ha 9 beni patrimonio dell'umanità, il decimo sono questi 41 ristoratori Veneto Food Excellence e molti altri che, come loro, puntano ogni giorno su qualità e tradizioni, ha ricordato Erminio Alaimo, presidente di Fipe Veneto Confcommercio. Sono tutti in prima fila, anche in un momento come questo, a difesa della nostra identità e della nostra economia. E come tutti i patrimoni preziosi, anche questo va conservato, valorizzato, supportato e promosso.
Questo weekend è stato una festa nel centro storico di Vicenza con tantissimo buon cioccolato. Cioccolandovi per 3 giorni ha deliziato infatti anche i palati più esigenti. Anche noi non potevamo mancare all'appuntamento e sentiamo le interviste. Sicuramente dopo la pandemia è la prima grande iniziativa che organizziamo in città. E abbiamo 23 operatori che arrivano un po' da tutta Italia, dalle principali regioni, dove c'è tradizione nel buon cioccolato, e quindi è un grande evento. Un prodotto di altissima qualità, con materie prime ricercate nei paesi produttori, chilometri zero se possibile nel caso nostro delle nocciole, per cui pienamente d'accordo, la qualità sempre in primo piano. La gente è molto attenta alla qualità del cacao, al tipo di cioccolata e la provenienza. Lavoriamo molto bene con i 100%, i 90%, perché noi facciamo una particolare selezione della fava di cacao e la trasformiamo. Cosa ho acquistato? Delle tavolette al cioccolato. Classiche o? Miste con i fiori, con le nocciole e con l'arachide salato. Il primo dolcificante utilizzato in assoluto è stato il miele, il secondo lo zucchero di canna. Non essendo raffinato rimane il cri cri sotto i denti dello zucchero di canna. Ecco il grezzo è cioccolato. Classica cioccolata calda va sempre bene. Eh beh sì, per forza, ci vuole per dare un po' di buon umore dopo la giornata di scuola, vero? Rimaniamo in tema di dolci e di professionalità nel prepararli perché abbiamo incontrato al centro formazione ESAC un campione della pasticceria. Parliamo di Francesco Boccia che per ESAC Formazione è uno dei docenti del corso per la qualifica di pasticcere. Boccia, come detto, è stato campione del mondo di pasticceria ed attualmente collabora con le più grandi aziende di riferimento del settore dolciario internazionale. Inoltre fa parte del team di allenatori che ha seguito la squadra italiana che a settembre ha vinto a Lione la prestigiosa Coppa del Mondo della pasticceria. Sentiamo l'intervista. Beh, sicuramente quelli non sono traguardi facili da raggiungere. È ovvio che oltre ad una guida esemplare, ad una buona guida, c'è bisogno anche dei cavalli di razza. Quanto difficile è passare la propria esperienza, tra l'altro, di campione del mondo? Bisogna avere sicuramente una predisposizione per poter trasferire le proprie esperienze, che poi sono una cosa intangibile, non è come trasferire una ricetta. Quindi è una cosa molto complessa, è una sorta di vocazione. Seguire un corso del genere ti dà consapevolezza di quello che poi è la vita reale, di quello che poi sarà veramente il futuro di un mestiere che comunque comporta orari che tante volte non si contano, che comporta comunque tanto lavoro per poter raggiungere livelli che sono quelli che si prefissano sicuramente i ragazzi che abbiamo qui oggi. Qual è il panorama della cioccolateria oggi e quali sono le prospettive future? Abbiamo fatto evolvere il palato, quindi adesso il cioccolato è diventato un qualcosa che ha raggiunto un livello più alto perché i consumatori sono molto più esigenti. Ed ora tante altre interessanti proposte. ESAC Formazione propone i lunedì 8, 15, 22, 29 novembre e 13 dicembre dalle 20 alle 23 il corso di educazione finanziaria, come investire i risparmi. Il corso consentirà ai partecipanti di apprendere le regole del mercato finanziario, conoscere i vari prodotti, le loro caratteristiche e particolarità, in modo da poter scegliere consapevolmente tra gli investimenti possibili. Martedì 16, 23 e 30 novembre, 7 e 14 dicembre dalle 20 alle 23, il corso La Web Reputation, la gestione della reputazione aziendale online. L'obiettivo del corso è trasferire le conoscenze per individuare i principali indicatori di web reputation, valutarli e identificare le strategie per migliorare la reputazione online della propria azienda. L'Università del Gusto propone l'8 novembre dalle 9 alle 18 il corso Il codice sensoriale della carne, conoscere la carne in tutti i suoi profumi, colori, consistenze e le sue infinite sfumature. I partecipanti apprenderanno un linguaggio facilmente interpretabile dai sensi, imparando a cogliere aroma, consistenza e gusto delle carni.
Lunedì 8 novembre dalle 9.30 alle 15.30 la cucina sostenibile, menù antispreco di Alessandro Daldegan, un corso dedicato ad uno degli aspetti principali dell'eco-ristorazione, cioè all'utilizzo degli ingredienti nella loro totalità, limitando al massimo gli scarti. Lo chef Alessandro Daldegan del ristorante stellato La Tana Gourmet di Asiago creerà piatti di alta cucina partendo da alimenti che generalmente vengono eliminati. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 14, webinar ConfLab, nuovi profili di sviluppo per la distribuzione e nuove relazioni di canale, come proporre la diversità nella riconfigurazione dell'offerta commerciale. Martedì alle 14, sportello commercio estero, Incoterms e contrattualistica internazionale. Alle ore 20 consiglio della Delegazione Comunale di Valdagno, alle 20.30 assemblea della Delegazione Comunale di Nanto, sempre alle 20.30 consiglio della Delegazione Comunale di Dueville. Mercoledì alle 15 videoconferenza assemblea provinciale della 50 e più, alle ore 21 consiglio dell'Associazione Provinciale Ottici Optometristi. Giovedì alle 12.45 consiglio della Delegazione Comunale di Costa Bissara. E per quanto riguarda questo appuntamento con Confcommercio è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Un arrivederci e buona settimana.